Ciao ragazzi, bentornati con le ricette dell'amore vero. Io sono Claudia Enni e oggi ho preparato per voi una crostata salata con fete e olive, un piatto gustosissimo, facilissimo da preparare e di sicuro effetto, perfetto per quelle cene gustose oppure per quegli aperitivi veramente deliziosi, tipici dell'estate in giardino o in terrazza. Per questa ricetta ho preso spunto dal blog Miele e Ricotta della bravissima fotografa Monique, che saluto. Questa crostata è veramente da leccarsi i baffi e si può declinare in tantissime versioni. Oggi andiamo a vedere quella con fete e olive. Andiamo subito a vedere come si prepara, ma prima sigla! Gli ingredienti che occorrono per preparare la crostata salata con feta e olive. Potete trovare maggiori informazioni qui giù nell'info box o in alto a destra sullo schermo. Prima cosa preparate la base di frolla salata. Prendete una ciotola capiente e versate al suo interno la farina zero, il latte, l'olio d'oliva, un cucchiaino di lievito istantaneo per torte salate e un pizzico di sale. Dopodiché amalgamate, dapprima con una forchetta e poi con le mani. Dovrete formare un panetto compatto e omogeneo. Prendete quindi una teglia da circa 21 cm di diametro e cospargetela con un filo abbondante d'olio d'oliva, sia ai lati che sul fondo, in modo che la frolla non si attaccherà. Dopodiché stendete la frolla con le mani, con i polpastrelli delle dita, piano piano, fino a quando non avrete coperto tutto il fondo e anche circa un centimetro di lato. Quando avrete steso la frolla, bucherellatela con i rebbi della forchetta e mettetela in frigorifero fino a quando non sarà pronta la farcia. Nel frattempo tagliate la feta a piccoli dadini di circa mezzo centimetro di lato. In una ciotola rompete le due uova . Aggiungete un cucchiaino d'aglio orsino e un pizzico di paprika . Finite poi con un pizzico di sale e i 4 cucchiai di latte . Amalgamate per bene con l'aiuto di una forchetta . Prendete la frolla che avevate posizionato in frigorifero e versate al suo interno la farcia che avete preparato. Sopra di essa adagiate delicatamente i dadini di feta. Ora posizionate anche le olive denocciolate. Ora non vi resta che cuocere la crostata salata per 25 minuti in forno preriscaldato a 180 gradi. Vi consiglio di far raffreddare completamente la crostata prima di tagliarla a fette e di servirla in tavola. Infatti questa crostata è ottima anche a temperatura ambiente. Ed ecco pronta la gustosissima crostata salata con feta e olive, un vero tripudio di golosità, molto molto buona e super facile da preparare. Come avete visto ci è voluto veramente pochissimo. Fatemi sapere se la proverete anche voi e mi raccomando regalatemi tantissimi pollici in su se vi è piaciuta la ricetta e iscrivetevi al canale per non perdere tutti i prossimi video. Io vi ringrazio sempre per tutto il grandissimo affetto che mi dimostrate e vi aspetto anche su
su www.lericettedellamorevero.com e sui social Facebook, Twitter e Instagram, dove ogni giorno mi troverete con foto, video, stories. Mi raccomando, seguitemi anche lì. Se provate le mie ricette, mi raccomando, taggatemi con l'hashtag Le ricette dell'amore vero, così potrò vedere tutte le vostre creazioni fatte con le mie ricette e vi taggerò a mia volta sulle mie stories. Un bacione e al prossimo video!